Allora, buongiorno, siamo alla seconda tappa del modulo Sottana in rete ad Altamura, inserito nel programma Reactivity Reloaded, che attualmente ha fatto tappa in città come Bari, Altamura in precedenza appunto e Gravina. E oggi siamo qui al Museo Etnografico dell'Altamurgia insieme ai docenti Marco Lampugnani e Domenico Di Siena, per proseguire questo lavoro di mappatura, censimento di questi locali abbandonati all'interno del centro storico e per appunto attivare delle dinamiche di progettazione insieme ai cittadini della città. Faccio un breve riepilogo di ciò che abbiamo fatto nella scorsa tappa insieme all'architetto Marco Terranova, che ha guidato un laboratorio di autocostruzione che abbiamo svolto principalmente all'interno del claustro Sottani Festa, quindi una location all'esterno, dove insieme appunto al gruppo di partecipanti abbiamo coprogettato nella mattinata un'idea di kit polifunzionale in legno che possa essere funzionale alla riattivazione di questi spazi, quindi procedere per operazioni molto semplici e low cost, affinché questi spazi possano essere riattivati senza dover ricorrere a ristrutturazioni esose o molto complesse. Quindi le idee che abbiamo, diciamo, gli oggetti che abbiamo realizzato sono qui un po' sintetizzati. All'interno di questo disegno, il kit si compone di un modulo in legno che funziona sia da tavolo, da carrello perché gli viene agganciata una scatola in legno come un marsupio nella parte appunto sottostante, può essere ribaltato, questa diciamo nella versione tavolo carrello con due ruote poste sul pannello laterale, una volta ribaltato può diventare un espositore, quindi qualora è un oggetto che venga replicato può creare anche delle piccole quinte urbane o comunque è sicuramente, diciamo, un kit pensato come implementabile che può dar vita a diverse soluzioni. In più abbiamo realizzato questa piccola seduta in legno che è stata realizzata ad hoc rispetto alla location perché era un claustro che era caratterizzato da una scalinata che faceva quasi da anfiteatro al nostro laboratorio e quindi anche questo è, diciamo, un oggetto che mettiamo in condivisione con la comunità perché pensiamo che questo kit possa essere appunto un kit di riattivazione noleggiato gratuitamente da associazioni, esercenti, attività appunto lavorative della città e quindi possa innescare dei processi di condivisione funzionale alla rigenerazione urbana. Attualmente uno di questi erano due che sono stati realizzati, due di queste sedute, attualmente una è a Monopoli proprio perché uno dei nostri partecipanti era di Monopoli e quindi diciamo, abbiamo l'intenzione di farle generare, diciamo, di attivare dei processi generativi per cui le sedute possono essere realizzate da comuni cittadini e magari portate da casa a seconda dell'evento a cui si va a partecipare. Quindi questa mattina iniziamo questo cantiere di coprogettazione insieme ai docenti e passerei la parola per introdurci un po' alle attività. Grazie. Ci sono? Perfetto, grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Marco Lampugnani e diciamo che rispetto al programma sono la persona in carico della giornata di oggi, mentre invece Domenico Di Siena farà una presentazione questa sera, ma poi sarà in carico della giornata di domani, all'interno della quale io a mia volta farò una presentazione frontale. Come giustamente diceva Saverio, l'obiettivo del laboratorio è quello di svolgere più attività operative che dire, trasmissione di conoscenza frontale. Facciamo i conti, quanti siamo come partecipanti oggi? Alzare mano. 1, 2, 3, 4, 5. Lei con la sciarpa? Sì, era confuso, non sapevo se 6, 7. Allora, abbiamo due possibilità, nel senso che rispetto al programma, questa mattina era citata un'attività mia frontale in cui si presentavano dei casi studio e degli strumenti. In realtà avevamo pensato di passarla domani per tenere oggi 6 ore di attività di progettazione. Quindi in realtà noi stamattina avevamo pensato di iniziare lavorando.
Dopodiché io sono pronto anche a fare la mia presentazione qui. Voi quanto tempo avete a disposizione? Cioè starete qui per la durata del workshop tutto il tempo? Stamattina è 10, 12, 10, 13? Pausa pranzo di 2 ore, poi 15-18. Tu non ce la fai? 12 e mezza? Ok, e poi dopo no, e invece voi ci siete per la giornata. Allora, secondo me, chiederei una cosa per capire, così poi decidiamo come organizzare le attività, per noi è abbastanza indifferente. Perché siete qui? Lei lo so già, faccio un riassunto. Mi ripeti il tuo nome, per favore? Ok, Caterina ha un sottano. A quanto pare molto bello, molto articolato, ed è qui perché è curioso di capire che cosa si potrebbe fare con questi sottani. Lei è lei. Tu vuoi? Capire se c'è qualche idea, qualcosa da. Tu che lavoro facevi prima, scusami? Ho lavorato in un salottificio. In un salottificio. Sì, ad Altamura. E Perfetto. niente, una settimana fa ho licenziato 90 persone su 130. E tu sei un artigiano, quindi. Ok, Eh sì. perfetto. Beh, andiamo in ordine. Anche noi abbiamo un sottano, quindi siamo qui per mettere a disposizione questo spazio e quindi valutare eventuali idee, possibilità di rivalorizzarlo. Ok. Partecipato al progetto. Con Marco. Esatto, sì. Sono qui perché sono curioso di capire come è possibile utilizzare questi spazi. Quindi attraverso questo laboratorio cercare di trovare insieme soluzioni adatte a questo tipo di, appunto, di spazi. Io faccio parte del gruppo Esperimenti Architettonici, perciò parteciperò in maniera attiva a questo tipo di ricerca. Diciamo la stessa cosa alla fine. Ok. Salve, sono Rume. Allora, sono qui perché sono un artista e mi sto occupando ultimamente di recupero, memoria, memoria storica, memoria sociale, architettonica anche, quindi sono qui un po' per approfondire la tematica. Cosa preferireste fare? Che ragioniamo e pensiamo insieme o volete sentire me che vi racconto la rava e la fava di altri progetti, di cose che abbiamo fatto? Io inizierei ragionando, visto che siamo qui e non abbiamo tantissimo tempo, perché alcune persone vanno via alle 12 e mezza, abbiamo 1 ora e 40. Se volete facciamo una rapida presentazione e poi dopo che riprendiamo domani e poi invece dopo parliamo un po'. Perché a me viene da dire una cosa, come dire, ne parlavamo ieri sera a cena con Domenico e anche prima con lei. Diciamo che secondo me l'obiettivo di questo laboratorio non è che voi venite e poi andate via, che vi abbiamo raccontato cosa bisogna fare con i sottani, scusate. Semplicemente perché non c'è un metodo e non c'è una regola aurea. Tutto quello che serve a recuperare e valorizzare questi spazi è già qui. Quello che possono fare persone come me, come Domenica, come Marco e tutte le altre persone che verranno a partecipare a questi laboratori è al massimo offrire degli strumenti per farvelo fare. Però non c'è assolutamente, questa cosa mi è già capitato di dirla in altre occasioni, anche l'anno scorso a Gravina, non c'è nessun altro che voi che può risolvere questa situazione. Come? È interessante perché in qualche modo sono già emersi un po' tutti gli ingredienti, perché ci sono i luoghi che sono di per sé delle risorse, poi ci sono le persone che hanno questi luoghi e ne vogliono più o meno fare qualcosa, ci sono le competenze, le persone che hanno risorse sia di tempo che di capacità, come per esempio, non mi ricordo il tuo nome, scusami, Vito. Ci sono invece persone che magari possono portare altri tipi di esperienze. Allora, l'idea di questo laboratorio, dell'attività di questa mattina, era esattamente di provare a, ciao caro, era di provare a mettere insieme queste cose e capire che cosa si può fare. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, Domenico.
Valerio, tu sai come si passa lo schermo? Da lì, no, vai un po' più... Porta un po' più a sinistra, scusami. Sinistra. Sì. Così, no, così, no, no, vai a sinistra, sinistra, sinistra. Portalo a sinistra. Ok, se adesso schiacci quello, lui va tutto schermo e dovrebbe giustificare, adattarsi. Esatto. Perfetto. No, 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 cioè dovrei farcelo da solo. Aspettate che attacco il mouse. Allora, vi confesso una cosa. Questa presentazione non è una presentazione, nel senso che era preparata per domani, però sono bravo a improvvisare. Allora, intanto è interessante perché Saverio mi ha chiesto di partire da un progetto, mi fa per favore fai vedere quel progetto lì, che è una delle prime cose che ho fatto, correva l'anno 2008, quindi io obbedisco siccome me l'hanno chiesto e quindi ve lo faccio vedere, ma per me sarà davvero un grande tuffo nel passato. Allora, quindi vi chiedo di avere pazienza perché non vi faccio vedere una presentazione vera, ma ho messo insieme delle cose che sono su internet in altri archivi, abbiate pazienza. Nella versione che faccio domani, quella estesa, sarà impeccabile. Lo dico anche per chi ci ascolta da casa. Allora, prima di parlare del progetto che abbiamo visto con... che mi ha chiesto Saverio, vi vorrei far vedere la prima cosa che ho fatto da appena laureato. Con Antonio Scarponi, questo è il suo sito, veniamo chiamati a... come progettista all'interno di Torino Geodesign. Nel 2008 Torino era la capitale europea del design e all'interno degli eventi principali c'è stato questo Geodesign. Geodesign era sostanzialmente un'iniziativa curata da Abitare e da Torino World Design Capital per mettere in contatto bisogni dal basso con imprese e competenze di progettazione, per ricreare una situazione analoga a quella che si è verificata negli anni 50 in Italia, che hanno poi portato alla nascita del disegno industriale. Una società che stava cambiando ed esprimeva nuovi tipi di bisogni, una classe di artigiani che stavano diventando straordinari imprenditori e dei progettisti. In questo caso il geodesign però aveva una vocazione sociale più forte, per cui abbiamo vinto un concorso e siamo stati selezionati. Quindi per un anno abbiamo lavorato con una comunità di Torino, che era quella del mercato del balloon. Il mercato del balloon è a Porta Palazzo ed è un grandissimo mercato delle pulci. È il cuore pulsante del quartiere. In particolare all'interno di questo mercato abbiamo lavorato con la sua fascia più debole, che è l'associazione Vivi Balloon, che in un settore del mercato sostanzialmente offre degli stalli coprendo i costi dell'affitto di questi spazi dal comune per tutti questi oggetti che non se li possono permettere. Quindi lavoravamo, come dire, con la cosa più piccola. Avevano un bisogno molto semplice: questa strada, durante la settimana questa strada è un parcheggio e il sabato diventa un mercato che si inizia a montare alle 3 del mattino, che alle 7 parte e finisce nel pomeriggio verso le 4 o le 5. La cosa che io ho amato delle mie nottate al balone è che in effetti è bellissimo perché è un pezzo di società più che vivo e ho imparato moltissime cose lavorando lì. Comunque avevano un bisogno molto facile, che era quello di, uno, segnare per terra i numeri delle postazioni, cioè tu arrivi e ti dicono vai al 200 e quindi questo era uno. Il secondo era coprirsi quando piove. Il terzo era trasportare i beni perché la mattina questa strada viene chiusa al traffico quando c'è il mercato.
Allora abbiamo, ci hanno appioppato due aziende, che erano IKEA e Italcementi. E quindi abbiamo cominciato a lavorare con loro. Ve la faccio molto breve. Abbiamo progettato un sistema che permette di trasformare questo spazio in maniera abbastanza semplice e che si basa su due principi. Il primo è quello di essere reversibile e il secondo è quello di essere completamente implementabile e realizzabile dalle persone che sono lì. Ciao, benvenuti. Prego, prego. E quindi abbiamo progettato questo sistema. Abbiamo progettato una formella di cemento. Questa formella ha dei buchi. È fatta con dei cementi fotocatalitici, ma questo non è il pezzo interessante. Come abbiamo connotato questa formella, sarebbe stato molto costoso e molto oneroso far produrre ai Italcementi le formelle con i numeri. Allora, semplicemente questa formella ha 6 buchi e semplicemente noi abbiamo fornito a queste persone un unico stampo per fare un'unica formella con 9 buchi. Semplicemente nel momento della produzione loro potevano riempire i buchi con quello che volevano e quindi scrivere il numero, per cui puoi posare la formella e segnalare la posizione. Quindi con un'unica formella fai tutti i numeri, tutti i codici. Il secondo principio era che questo sistema fosse collegato, per cui al centro di questa formella c'era un buco per piantarci un palo di un sistema modulare di scaffali del catalogo IKEA, preso dal catalogo IKEA. Con queste formelle e con questi pali sui quali si potevano tendere le tende da doccia dell'IKEA per coprire, era sostanzialmente possibile costruire tutte le unità di superficie che servivano ai vari usi di questa strada. Quindi il mercato, il gioco, il parcheggio e via dicendo, senza renderli conflittivi. E poi l'altra cosa, non è stato facile lavorare con le aziende, non ve lo nego. IKEA ha questo fatto che la progettazione può essere fatta solo in Svezia, quindi noi non potevamo disegnare niente. E quindi quello che abbiamo fatto è stato, vabbè, però, come dire, il catalogo IKEA è una straordinaria risorsa di materiali, semplicemente prendiamoli e riassembliamoli. So che questa cosa oggi è abbastanza banale da dire, ma all'epoca l'abbiamo inventato noi. E quindi in realtà con una brandina pieghevole, con questo solito sistema di scaffalature e con le tende da doccia abbiamo creato un carrello pieghevole che permetteva di trasportare i beni. E adesso vi faccio vedere un video con questo carrello. Allora, la cosa interessante era che per noi, non è questo, scusatemi. La cosa interessante era per noi costruire un sistema che, al di là di rispondere ai loro bisogni primari, potesse in realtà anche sottendere una idea nuova di città, un'idea diversa di città, un modo diverso di usare lo spazio. Tutto è contro di me. C'è dell'audio, ma vediamo. Sì. Ma non è un problema, non è un problema, non ho tanto. Vabbè, questo fa vedere come si monta e si smonta il carrello. Allora, quindi era, cioè, usare dei gesti molto semplici per cambiare il modo in cui lo spazio di una strada funziona, abilitando varie funzioni, e poi soprattutto costruire qualcosa che potesse essere completamente gestito dalle persone. Cioè, l'idea era che, a me piace questo concetto, i progettisti sono abbastanza inutili. E soprattutto i processi e i progetti sopravvivono ai progettisti. Cioè, tu fai una cosa che poi dopo ha una vita al di là di te, si spera. Se questa cosa muore quando tu te ne vai, vuol dire che hai completamente fallito. In particolare quando non progetti più una casa, una piazza o un telefonino, ma quando progetti dei processi che coinvolgono le persone. Se questi processi cessano quando tu te ne vai, non hai fatto bene il tuo lavoro. Nuovamente l'inutilità parziale di avere me e Domenico qui. Cioè, noi possiamo darvi strumenti, ma poi la cosa fondamentale è che siano le comunità a prendersi carico dei bisogni di fare queste cose, quindi l'inutilità è ovviamente provocatoria.
Non vedevo questo video da 7 anni circa. È sempre... Poi in parallelo, passiamo al progetto dopo, vinciamo un concorso a Modena e quindi ci chiedono di realizzare un pezzo della nostra proposta, che è la cosa che voleva vedere Saverio. E allora è nato questo progetto che si chiama Chair Sharing. La facciamo molto breve, si basa su un principio molto semplice. All'epoca si stavano cominciando a diffondere molto le reti wifi pubbliche. Le reti wifi pubbliche sono una cosa bella perché tu per strada ti puoi connettere e addirittura uno potrebbe anche pensare di passare un pomeriggio a studiare in strada. Però, come dire, i nostri spazi pubblici non sono fatti per questa cosa. Non è che puoi studiare un'ora in piedi col tablet in mano e camminare. Okay. Allora, Chair Sharing cominciava a rispondere a questa cosa. Diceva, come si può usare uno spazio pubblico con le reti digitali? Così. Voi conoscete il bike sharing? È un servizio pubblico di biciclette condivise, dopo ne vediamo un esempio. E questa è la stessa cosa, cioè tu vai in una piazza, sei abbonato, ritiri una seggiola che ha le ruote, adesso non si sta caricando. È una seggiola con le ruote, che ha uno schienale profondo, e tu la prendi, te la porti in giro e la puoi usare in vari modi. Ti puoi sedere intanto nel posto che preferisci, vuoi stare al sole, vuoi stare all'ombra, ti vuoi spostare seguendo il sole o l'ombra nel corso di una giornata. E poi siccome è uno schienale profondo, a seconda di come ti siedi, cioè se così o se così, hai la possibilità di usare varie cose. Le dimensioni, come dire, l'ergonomia di questa cosa era pensata per abilitare tutta una serie di usi legati al digitale, per cui non so, una forma per cui ci sta un computer e così via. All'epoca erano anche pensate le sedie stesse come delle antenne wifi, quindi permettevano di portare connettività anche dove non c'era. Sarebbe servito qua stamattina. Esattamente, sarebbe servito qui stamattina. Possiamo googolarlo, lo faccio vedere. Anche questo è un progetto che non vedo. Vediamo. È un progetto che non vedo da tanti anni. No, sta proprio andando la rete un po'. Beh, facciamo. Sono desolato. Però sull'altro credo di avere un. Credo di tenere. Facebook aperto. Sì? Credi che potrebbe essere un problema? No. Passerei al prossimo se non è un problema per voi. Poi nel caso lo rivediamo, no, perché non sta andando la rete. E quindi immagino che anche questo non andrà. Allora, poi a noi piace una cosa, piace l'idea di dare delle cose che abilitano le persone a fare delle cose nuove. Non sono mai stato affezionato all'idea di essere un progettista che crea delle cose che sono belle e apprezzate per il loro valore. Mi piace fare delle cose che fanno bene alle comunità che usano. Allora, un altro progetto che abbiamo fatto è questo. Allora, prima dicevamo, non conosciamo il bike sharing. Ovviamente neanche questo va. Va bene, anche questa ve la spiego. Il bike sharing è un servizio pubblico di biciclette condivise. Cioè la città mette in giro delle rastrelliere con delle biciclette, tu sei abbonato, strisci la tua tessera, prendi la bici, pedali e la lasci in un'altra rastrelliera. Questo è quello di Milano. Non vi sto a raccontare perché questo tipo di servizi, che sono una cosa molto bella, encomiabile, è importante che ci siano, possono essere migliorati, e questa è la ragione per la quale ci hanno portato a fare questa nuova impresa che si chiama Circolo, ed è un bike sharing tra privati. Cioè noi abbiamo progettato una comunità di ciclisti che condividono le proprie biciclette personali, cioè la tua, la mia, la sua e così via. E funziona che semplicemente compri un dispositivo che è un lucchetto intelligente, che sa parlare col tuo cellulare, lo attacchi alla tua bicicletta,
e a prova ovviamente di vandalo e via dicendo, e poi chiunque ha l'applicazione sul suo telefono ed è iscritto a questo servizio può usare la bicicletta e sbloccarla con il suo cellulare. C'era un video che spiegava il tutto. La cosa che a me interessa è che nei bike sharing tradizionali tutto ti viene dato da una società che gestisce il servizio. In particolare c'è un grande tema di manutenzione nei bike sharing. Vi taglio molto rapidamente la questione. Nel nostro sistema era la comunità stessa. Nel nostro sistema è la comunità stessa che fa tutte queste cose, perché tu puoi avere tre ruoli. Puoi comprare un dispositivo e comprare la tua bici e diventi un provider, cioè chi fornisce la bici. Puoi non condividere la bici, non comprare il dispositivo, ma fare un abbonamento e sei un utente, uno user, oppure ti puoi accreditare come persona che è capace di gestire le biciclette e quindi diventi un curator. La cosa interessante è che questa cosa genera un'economia che il circolo fa girare tutta all'interno della community. Cioè, se tu compri una bicicletta, se tu condividi una bicicletta, diventi socio della società. Allo stesso modo che se tu fai il curator. L'utente paga per usare il servizio. Questi soldi, a seconda di quante bici hai sistemato o di quanto la tua bici è stata usata, ti ritorna in soldi. Allora, questa cosa è interessante perché se ci pensate come codice genetico è globale, perché se tu compri una bicicletta a Stoccolma, compri un dispositivo a Stoccolma, inizi il servizio lì. Però allo stesso modo è anche capace di lavorare in maniera molto intensa con la filigrana locale. Cioè pensate cosa può fare avere un sistema di questo tipo, per esempio, alla rete delle ciclofficine di una città. Genera una piccola ma significativa economia per loro. Ancora c'era un progetto societario, sociale, dentro questa cosa, perché stiamo pensando a un sistema per il quale davvero chiunque compra un dispositivo o chiunque fa il curator diventa nostro socio. Per cui se noi partiamo con un sistema per il quale abbiamo l'80% delle quote della società, a noi piace, vogliamo progettare un sistema per cui al quinto milionesimo utente la società è stata completamente rilevata dalla community e diventa una specie di super cooperativa gestita dalle persone. Questa cosa è molto difficile perché, come dire, da un punto di vista normativo non è completamente possibile. A questo punto passerei invece a tre progetti più recenti che mi interessava raccontare perché secondo me raccontano, il tema di oggi era strumenti di relational design. Cos'è il relational design? Quello che sto cercando di spiegarvi. Cioè è progettare dei sistemi complessi nei quali le comunità vengono coinvolte e vengono portate a sviluppare dei processi di innovazione. Quindi è più un design delle relazioni che un design di oggetti, di case o di altro. E passiamo al primo. Il primo che volevo mostrarvi è questo qui. Quest'estate il Comune di Milano... Schermo intero. Quest'estate il Comune di Milano... Siete mai stati a Milano? Sì, no? Sì. Comune di Milano decide che pedonalizza Piazza Castello, che è la piazza davanti al Castello Sforzesco, che è una cosa più che sensata perché è bellissima, è una delle piazze più importanti di Milano e in questo momento ci sono 6 corsie di auto che ci passano davanti. Lo fa, ma tutti si incazzano, come al solito. Cioè in Italia se tu pedonalizzi qualcosa in un centro storico, guerra civile. Dopodiché il Comune di Milano, come dire, ha un'idea sensata nel provare a pedonalizzare la piazza, ma poi lo fa in maniera un po', insomma, disastrosa, perché non condivide questa cosa con i cittadini. Giustamente i cittadini si arrabbiano, gli hanno fatto pure un ricorso al TAR, cioè per capirci. Perché poi, come dire, i cittadini di Piazza Castello sono i cittadini di Piazza Castello. Allora, per fare un po' una foglia di fico rispetto a questa cosa e ricostruire un po' di credibilità, dice, vabbè, allora facciamo una cosa partecipativa in cui coinvolgiamo tutti per decidere cosa fare della Piazza Castello. E allora inventano questa cosa che si chiama Atelier Castello. Atelier Castello è un'iniziativa in cui hanno chiamato 11 studi di architettura milanesi più o meno rinomati e gli chiedono di progettare una configurazione temporanea per Piazza Castello pedonale durante Expo, che inizia a maggio dell'anno prossimo e finisce a novembre. Facciamo questo esperimento, se funziona poi dopo per l'anno successivo lo realizziamo in maniera permanente. Uno di questi studi è un mio collega al Politecnico, ha detto, ma a noi di robe partecipate non ne sappiamo molto, Marco ci date una mano voi? E abbiamo detto ok, va bene, facciamo questo esperimento.
E quindi questo è quello che si chiama nevicata 14. E qui però non si vede tutto. Sempre più difficile. Come faccio? Facciamo così. Più o meno. Allora, il processo ha avuto... ha funzionato così. A luglio hanno chiesto a ciascuno degli studi di occupare per un pomeriggio uno spazio lì in piazza e di fare dei lavori con i cittadini. Poi hanno chiesto agli studi di lavorare ad una proposta che è stata presentata in un incontro pubblico questo settembre. Poi il 1 ottobre è stata lanciata una consultazione pubblica sul sito del Comune di Milano, dove i cittadini potevano andare a votare, c'erano alcune domande di merito sulle proposte, e votare quelle che preferivano. Ieri, io non c'ero ma perché ero qui per voi, è stata inaugurata una mostra alla Triennale di Milano di questi progetti e a dicembre il Comune deciderà quale di queste proposte viene fatta. Allora, non vi nascondo che, ma tanto l'ho sempre detto a tutte le persone coinvolte, non c'è assolutamente nulla di partecipativo in questo processo. Allora, nella nostra proposta abbiamo cercato di inserire un layer di partecipazione che abbiamo anche cercato di aprire agli enti banditori e agli altri colleghi, ma che non hanno seguito molto. Noi ci siamo detti, la partecipazione è una cosa un po' strana, nuovamente. Se la partecipazione è che voi venite qui, vi sedete e vi diciamo noi vorremmo fare questa cosa, vi piace o non vi piace, voi alzate la mano e poi andate a casa soddisfatti perché vi abbiamo incluso, questa non è partecipazione. Per me la partecipazione è fare le cose insieme. Dopodiché la partecipazione non è necessariamente basata su grandi numeri. Cioè se in 7 noi oggi ci inventiamo delle cose belle per i sottani, abbiamo fatto una cosa meravigliosa. Non è assolutamente importante essere in 700 o in 7000. Allora noi abbiamo detto, apriamo il nostro processo di progettazione. Abbiamo fatto un progetto cosiddetto wiki. Domenico, questa te la racconto così evitiamo di farlo a pranzo. Abbiamo fatto un processo cosiddetto wiki. Cioè noi abbiamo detto, abbiamo creato una pagina Facebook, abbiamo reso pubblici tutti i momenti di progettazione, sia online che offline, perché abbiamo fatto più incontri di quelli che ci hanno chiesto, e chiunque voleva venire a partecipare poteva, dando un qualsiasi contributo, piccolo o grande. Sei un super esperto che sta in Messico? Va benissimo. Domenico è stato invitato ma non ha potuto, per cui non ha partecipato, ma altre volte l'ha fatto. Sei un cittadino? Chiunque può venire e dare un contributo. Quindi questo progetto è un progetto che ha 400 autori, circa. Dopodiché non è più bello o meno bello degli altri, è semplicemente stato fatto in maniera diversa. E quantomeno le 400 persone che hanno partecipato ci credono e hanno messo qualcosa. Per cui in realtà è questo il valore che noi vogliamo trasmettere. Quindi, in questa passiamo molto rapidamente delle slide che raccontano come è andato il processo. Poi il progetto è meno interessante e poi quello che a noi è interessato fare con le persone è stato non solo dire è più bello avere questa sedia qui in Piazza Castello piuttosto che quella lì o avere questo tavolo oppure vogliamo giocare a squash. Prima ancora Piazza Castello è la piazza simbolo di Milano. Cioè, quindi pensare a Piazza Castello durante Expo, che è probabilmente la vetrina più importante che la città vedrà per qualche decade, ha a che fare con dire che cos'è Milano. Quindi forse la partita era un po' più grande. Allora poi abbiamo creato insieme una storia che è secondo noi il vero progetto, che è un nuovo modo per immaginare la città. Poi questa cosa ha avuto anche l'ambizione di essere non solo un modo nuovo per fare un progetto per una piazza, ma anche dare delle piste per fare in maniera nuova le politiche pubbliche. Cioè se il Comune di Milano avesse fatto un processo di questo tipo per la Piazza Castello, siamo certi che sarebbe venuta meglio, invece di chiamare i soliti 11 architetti e vedere se fanno la panchina più o meno bella. Io nasco come architetto, ma vi dirò una cosa, a me dell'architettura non interessa molto, perché secondo me è una disciplina che oggi purtroppo non è più in grado di trasformare la società e la realtà. Cioè, una volta che un progettista fa una proposta che ha un livello di decenza media, a me quella cosa va bene, non sono di quelli che dicono però poi Frangheri è meglio di Rem Koolhaas o così via. Questa cosa non mi interessa, perché secondo me ciò che è importante nell'architettura è che funzioni con la città, con le persone. Per cui la nostra proposta l'hanno curata i colleghi del Politecnico e dato che ha un livello di decenza minimo, come dicevo, per me va bene così. Allora, allora, questa cosa si chiama nevicata 14, perché il nostro progetto partiva dall'idea di fare una tabula rasa, come quando nevica, e fare un pavimento che copre tutto e rende tutto uguale. Perché un grande problema di quello spazio è che c'erano un sacco di cartelli, tu qui puoi camminare perché ci sono le strisce,
Qui invece puoi andare in bicicletta e lì c'è l'auto e poi ci sono gli elementi verticali che ti permettono fisicamente di non andare in un posto e via dicendo. Allora, la nostra idea era come quando nevica che tutto è uguale e fare un progetto che fosse così. E per cui abbiamo inventato questo progetto della nevicata 14. Quindi un bel luglio, la storia era che un bel luglio del 2014 i cittadini di Milano si svegliano e ha nevicato. E questo fenomeno inizia a far immaginare dei nuovi modi per capire cosa si può fare sulla piazza. Abbiamo fatto tutta una serie di lavori preparatori in luglio, quindi abbiamo fatto la pagina, abbiamo fatto dei lavori con delle cartoline che abbiamo fatto girare, abbiamo cominciato a creare un immaginario condiviso che era alimentato da tutte le persone che partecipavano e poi finalmente abbiamo avuto l'incontro all'Expo Gate, dove per una giornata non ci siamo seduti a dire ditemi, quindi cittadini, partecipate. No, abbiamo trasformato questo spazio in una sorta di foyer per usare la piazza. Era il 27 luglio, ha piovuto mostruosamente, però ce l'abbiamo fatta anche sotto la pioggia. E quindi tutta la gente arrivava in questo posto e veniva semplicemente sparata fuori a fare varie cose. Cose banali, cose importanti però da capire, che se nella piazza c'è in mezzo questa roba io non posso passare, ma se questa cosa non ci fosse cambierebbe completamente il modo in cui la immaginiamo e la usiamo. Ed è la stessa cosa per i sottani, sono milanese quindi purtroppo gli accenti agghiaccianti, ed è la stessa cosa, cioè la prima cosa che c'era da capire è che basta pochissimo per innescare una trasformazione, non ci vuole il progetto super bello, la super cazzola, basta capire che si può fare, e quando si inizia a fare poi il processo continua e diventa sempre meglio. Per cui, quindi qui si arrivava, c'erano dei workshop, abbiamo lavorato con gli studenti, abbiamo fatto delle chiacchierate, siamo andati fuori, insomma, c'è stato di tutto. Questo era molto bello perché facevamo gli incontri come se fossimo stati in spiaggia davanti al castello, perché questa cosa aveva una grande vetrata che guardava il castello. Allora, questa cosa ha prodotto, non so, tipo qualche migliaio di contenuti, informazioni, idee, cose. E poi sono, qui c'erano le passeggiate, questo era pensato, poi queste attività erano anche legate a vari target di età. Io credo profondamente che tutti possiamo contribuire anche alle cose più difficili, semplicemente bisogna mettere le persone nella condizione di farlo, offrire strumenti. Cioè la cosa che, questa cosa la faccio io perché sono un esperto, è come dire, un dispositivo per l'esercizio del potere terribile, non è vero? Cioè tutti possiamo fare un sacco di cose, basta collaborare e essere messi nella condizione per. Qui poi invece abbiamo lavorato con questi, qui c'erano degli studenti, c'erano delle attività invece per le fasce d'età più basse. Si parlava e si ragionava. E poi nel frattempo la cosa interessante era che tutto quello che succedeva lì però continuava a succedere anche online, per cui stavamo parlando delle stesse cose con Evangelina Guerra che sta a Chihuahua in Messico e ci diceva ma secondo me è così, cosa, e via dicendo. E questa cosa è interessante perché, come dire, in un giorno abbiamo toccato circa 287.000 persone. Ma perché io non sto dicendo che questa cosa è meglio o peggio, sto dicendo che abbiamo fatto una cosa e che ha avuto tanti contributi. Secondo me quando ci sono tanti contributi è meglio perché è più comprovata. Oggi i numeri sono molto più alti. Poi ci sono stati fatti, vabbè, insomma, queste sono quelle cose che abbiamo fatto. Tutta questa cosa, noi crediamo che progettare sia creare conoscenza. La conoscenza è un bene comune, per cui tutto quello che noi abbiamo fatto è online su un archivio Tumblr, nevicata14.tumblr.com. Voi andate e scaricate tutte queste migliaia di contenuti di cui abbiamo parlato. Sono lì. Abbiamo anche invitato i nostri colleghi, gli altri 10, a usare. Cioè, si è creata questa conoscenza, è un patrimonio, usiamola. Poi dopo abbiamo fatto anche altri incontri, abbiamo organizzato gli aperitivi in studio, abbiamo continuato a parlare, facevamo il punto della situazione di come si stava andando avanti e così via. E poi alla fine c'è stata la presentazione pubblica all'Expo Gate il 29, dove abbiamo raccontato la storia della nevicata. Ecco, alla fine 1 milione di persone sono state raggiunte, più o meno. Bla bla bla. Qui c'è il progetto era abbastanza semplice, era un suolo
era un suolo bianco con una serie di attrezzature che potevano essere prese e spostate per abilitare varie funzioni. Qualcosa di non assolutamente diverso dalle cose che avete visto prima e anche da quello che ha fatto Marco. Qui. La cosa che a me interessava raccontare è che noi non abbiamo mai detto che la nevicata era un progetto. Cioè Milano per 3 mesi ha fatto l'esperienza di questa nevicata 14 che girava e non si capiva bene cosa fosse. Ogni tanto le persone arrivavano e dicevano ma nevicata a Milano, ma cosa state dicendo, ma così, cos'ha? Questa ambiguità che può far sorridere non è una sciocchezza, perché in realtà è stato un motore molto forte per il coinvolgimento delle persone su questa cosa. Perché, come dire, ha generato... La storia era un ambiente che conteneva tutto. L'architettura, il progetto, erano semplicemente delle funzioni all'interno di questa cosa. E la storia era un'idea per una Milano possibile. E quindi poi noi la storia l'abbiamo raccontata per davvero, cioè nella nostra presentazione del 29 abbiamo fatto vedere lo scienziato che ha coordinato il team delle persone che hanno fatto la ricerca per comprendere questo fenomeno che è apparso a Milano e così via. E abbiamo continuato a lavorare sull'ambiguità. È piaciuto a molti, una persona si è alzata dal pubblico dopo che ho finito la presentazione e ha detto questa cosa è bellissima, mi ricorda Dario Fo, e poi ha detto però non è architettura. Allora, invece no, perché l'architettura dovrebbe servire queste cose, il design, il progetto dovrebbero servire i sogni, le ambizioni e le visioni che abbiamo per dei luoghi, esattamente come nel caso di Sottani. Non c'è l'architettura che è prima. Vabbè, quindi, scusa, adesso ho questa cosa, però io non so più come uscire da questa cosa. No, lo so, aspetta. Qui si vede che sono... Quindi il tema della nevicata lo taglierei così. E passiamo ad un altro progetto che mi sembra interessante farvi vedere. Low Waste for Action. Comune di Ferrara ci chiede, ha dei soldi da un progetto cosiddetto LIFE, che sono fondi europei per cose di sostenibilità. Dicono facciamo un progetto per il riuso di alcuni scarti prodotti da alcune filiere del territorio. Tessile sanitario, quindi i camici verdi, che dopo sono dei tessuti tecnici pazzeschi, ma dopo 70 lavaggi non rispettano più i requisiti di profilassi e quindi vengono abbandonati, quintali, tonnellate all'anno. Inerti da edilizia, cioè le demolizioni sostanzialmente, a varie granulometrie, e legname da arredi e giochi urbani dismessi. E quindi ci hanno detto, ci aiutate a fare dei progetti con queste cose? E noi abbiamo detto, no, ma perché fare dei progetti? È noioso. Perché non facciamo diventare queste cose delle materie prime e seconde e superiamo la logica del designer che fa i progetti con le cose riciclate, che non serve a nessuno se non ai designer? Poi io ho una borsa Freitag che è fatta con i teli dei camion. È bellissima e stupenda, ma, come dire, non aiuta il nostro mondo e non fa bene alla nostra società. Non c'è niente di ecologico in questa roba, c'è una borsa fighetta... che è bella, infatti ce l'ho, però non aiuta la società. Allora mi detto, perché invece queste non diventano delle occasioni per creare delle nuove filiere economiche e che portino valore sul territorio? Cioè perché queste cose non diventano un'occasione per diventare nuove aziende e attivare nuove economie sul territorio? E come si fa? Abbiamo detto, si fa con le persone, come al solito, noi non siamo capaci di farlo da soli. E come si fa una filiera? Una filiera è composta di vari passaggi, cioè da chi produce la materia prima, a chi la sposta, a chi la progetta, a chi la fa, la produce, a chi la risposta, a chi la vende, a chi la usa. Una filiera è fatta di tutte queste cose, non c'è solo il design che fa la borsa fighetta. E allora abbiamo detto, vabbè, allora progettiamo una filiera. Abbiamo fatto un bando pubblico in cui abbiamo detto, ragazzi, noi vogliamo progettare delle nuove filiere. Non sappiamo come si fa, ma sappiamo quali materiali abbiamo. E quindi abbiamo pubblicato delle schede tecniche super dettagliate dei materiali che avevamo, in quali quantità, dove si possono reperire e via dicendo. E poi abbiamo detto, voi non dovete mandarci delle idee su cosa fare, perché voi semplicemente non vi iscrivete dicendo, oh, io non so cosa ci si può fare, però io sti tessili sanitari li posso scucire e ricucire. Allora io vengo per fare questa cosa, io li posso vendere, io posso mobilitare gli inerti e così via, io posso stoccare queste cose. Allora abbiamo organizzato una serie di workshop come questo, in cui le persone sono venute, ci siamo seduti ai tavoli e abbiamo detto, ok, tu cosa sai fare, tu cosa sai fare, tu cosa sai fare, ok, che pezzo della filiera puoi occupare? E abbiamo, insieme a queste persone, creato delle filiere nuove. E questo ha portato alla creazione di
circa 4 nuove imprese che in questo momento stanno andando. Vi volevo far vedere molto rapidamente. Quindi questo era il bando, dove c'erano tutte le descrizioni del caso, cosa non è questo bando, per esempio, che è importante, e così via. Questo, anche come al solito, è tutto online, è tutto aperto, è tutto a vostra disposizione. Nella presentazione vera di domani ci sarebbero stati anche tutti i link a disposizione, però poi ve li possiamo far avere. Però volevo passare a questo documento nel quale si racconta il processo e poi volevo farvi vedere i progetti che sono emersi. La cosa interessante è che queste nuove filiere sono nuove, cioè non erano filiere di quel territorio lì. E questo è il pezzo interessante, che c'erano delle risorse incredibili che non si vedevano e adesso ci sono delle nuove imprese che buttalo via. Allora, qui la rada che c'è. E c'erano, ok, questi sono i principi che secondo me però sono importanti. La prima, la creatività è un'energia disponibile in ogni individuo consapevole, non è che ce l'hanno Domenico Di Siena, Marco Lampugnani di più e altri di meno, ce l'abbiamo tutti, basta semplicemente attivarla. Il patrimonio relazionale, cioè il pezzo fondamentale è che se noi ci mettiamo insieme e collaboriamo generiamo un'energia e un sistema di opportunità inimmaginabile. La responsabilità, cioè è troppo comodo pensare che c'è qualcuno, tipo i laboratori dal basso, cioè anche i laboratori dal basso funziona così. Non arriva la regione che ti fa un corso, il corso te lo progetti tu, la regione fa il suo lavoro, che è metterti nella condizione di fare questo corso, ma sei tu che lo promuovi e dobbiamo essere tutti responsabili, perché finché deleghiamo le responsabilità non andiamo da nessuna parte. Vabbè, l'omotetia questa è un po' una supercazzola. Ambiente, cioè... Che in realtà la sostenibilità non è una sostenibilità soltanto ambientale per quanto mi riguarda, la sostenibilità è, come dire, una sostenibilità certamente ambientale, è non impattare su ciò che hai attorno, che quello che tu fai non fa male a quello che ti sta vicino, socialmente, economicamente, da un punto di vista ambientale e via dicendo. Motivazione, innovazione, sentimento. Okay. Quindi come ha funzionato lo Waste? Abbiamo fatto un bando, abbiamo fatto della coprogettazione, per cui ci siamo proprio seduti e abbiamo detto cosa facciamo, cosa abbiamo e via dicendo. In 4 workshop la gente poi tornava a casa, aveva dei compiti, continuavamo a parlarne su Facebook perché è un buon modo per fare lavoro a distanza e c'erano dei compiti, per cui piano piano il progetto andava avanti, finché siamo arrivati alla fine con queste imprese progettate, con un business model sviluppato e definito. L'evento finale è stato nuovamente predisposto per queste persone, abbiamo fatto presentare questi progetti allo spettro di tutti i possibili partner, finanziatori, utenti, pubbliche amministrazioni e via dicendo che queste persone avrebbero incontrato nel portare avanti queste aziende. Quindi le abbiamo lasciate dicendo ok, l'ultima cosa che vi diamo è un sacco di biglietti da visita che non fanno mai male, perché poi per iniziare a fare le cose bisogna tornare al patrimonio relazionale. E stanno andando, cioè la cosa che mi fa piacere è che stanno andando. Poi, come dire, a 5 anni valuteremo quanto ha funzionato, però per intanto... Queste sono, vabbè, le filiere materiali, i tessili sanitari, gli inerti da edilizia e il legno. Vi faccio vedere al volo alcuni progetti che sono venuti fuori. Scusate, lo so che non è proprio una presentazione ortodossa, però non me ne vorrete, vero? Ok. Atlante inerti. C'è questo enorme problema che gli inerti vengono prodotti nei cantieri, però non si sa quanti sono, non si sa dove sono e non si sa come accedere. C'è un enorme problema di collegare la domanda con l'offerta. Allora Atlante inerti fa sostanzialmente questa cosa, mappa, ed è un servizio che permette di collegare chi produce gli inerti con chi li può usare. La cosa interessante è che gli inerti prodotti nella provincia di Ferrara in realtà, per esempio, sono richiestissimi nelle Marche. Questa cosa prima non si sapeva e adesso, grazie a questo sistema, si fa. Questo è il mio preferito. Ah no, scusate, poi
In parallelo sono state anche progettate delle campagne di sensibilizzazione e di diffusione di queste cose, quindi rifiuto a chi era questa campagna, che poi è stata messa in atto. Recreo è il mio preferito, lo ammetto. Sono stati progettati dei pannelli prefabbricati con una capacità strutturale, con una capacità isolante molto alta per edilizia interno ed esterno, compattando gli inerti. Questa è proprio una figata, sono molto orgoglioso della cosa. Perché è interessante da molti punti di vista, perché crea un prodotto bello, cambiando completamente il modo in cui viene utilizzato, ed è nato, questo qui, nasce dall'incrocio tra dei progettisti, un'impresa di costruzioni e un'impresa che fa asfalti. Perché? Perché il modo in cui ricompatti gli asfalti è esattamente il modo in cui compatti sta roba. Nessuno lo sapeva, però all'interno di questo processo questa serendipità è emersa. E secondo me sono anche molto belli. Li volevano spazzolare, io ho detto che secondo me sono più belli così. Banco. Ok, poi c'era anche tutto un tema di energie. Cioè, ci sono molte idee, ma sul territorio mancano risorse per gestire queste cose. Per cui questo qui era una specie di mega magazzino che aggregava tutti questi inerti, aveva delle macchine, scusatemi, tutti questi scarti di legno. Quindi c'era un magazzino dove tu potevi andare a stoccare, potevi andare a comprare, potevi andare a lavorare, potevi vendere le cose che avevi prodotto. Una specie di Fab Lab a, come dire, bassa risoluzione. Poi una serie di prodotti da inserire all'interno di, che sono stati inseriti all'interno del catalogo di alcune aziende, e così via. E queste sono tutte varie imprese che sono nate. Di queste poi è interessante perché il tasso di mortalità alla fine del processo è stato abbastanza basso. Cioè poi noi di 10 cose, 6 stanno andando, che vi posso garantire rispetto ai numeri normalmente di questo genere di processi è un risultato straordinario. Poi l'ultimo che vi faccio vedere, secondo me tutte queste cose cercano di offrirci strumenti vari per quello che dovremmo fare insieme. Quest'ultimo ha a che fare soprattutto sull'uso del digitale. Dopodiché tutti dicono che internet è la rava e la fava. Secondo me è i nuovi media. Tutti i nuovi media diventano vecchi prima o poi. Perché internet è una risorsa poderosa che abbiamo, ma non risolve tutti i nostri problemi. Cioè, tipo, ne parlavamo ieri con Domenico, sono sicuro che nel 500 al festival dei nuovi media che facevano a Heidelberg in Germania c'era poi questa superstar che era il signor Gutenberg, che aveva inventato questa cosa della stampa che nessuno capiva cos'era ma sembrava fighissima. E di fianco a lui c'era il signore Di Fabriano che aveva inventato questo nuovo medium incredibile che era la carta. E quelli sono stati nuovi media e infatti, non so, poi il signor Thomas Münzer, che guidava i contadini ribelli in Germania, inventa poco dopo i volantini, perché ci stampavano sopra i loro messaggi, e si chiamano volantini perché erano dei foglietti che dovevano volare di mano in mano. E oggi c'è internet, c'è anche la televisione e così via, per cui. Però insomma, questo progetto qui è un progetto che è tutto basato sul web e sui social network. Io ve lo faccio vedere perché si capisce cosa si può fare, poi se piace usarlo bene, se no siamo contenti comunque. Si chiama Ceramic Futures, è un progetto che è sostenuto da Confindustria Ceramica ed è fatto, è il secondo anno, ed è un workshop che dura 2 mesi ed è un concorso tra 4 scuole. Quest'anno erano il Politecnico di Milano, l'Ensad di Parigi, l'Elisava di Barcellona e l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Io sono, diciamo, il prof del Politecnico. E sostanzialmente il tema è Ceramic Futures, from poetry to science fiction. Quindi futuri della ceramica, dalla poesia alla fantascienza. Per 2 mesi, con questo obiettivo, gli studenti hanno lavorato sviluppando dei progetti su futuri ceramici. La cosa interessante è che questi studenti erano... erano di 4 scuole diverse e sviluppavano progetti completamente diversi, e il tutto però funzionava su Google Plus. Per cui loro giorno per giorno, mano a mano che lavoravano, lo condividevano su Google Plus. Google Plus è un social network fatto da Google, è tipo Facebook. E, vabbè, qui
inutile dire che sono 2 anni che vinciamo noi, ma che ve lo dico a fa. Ogni settimana c'erano i vincitori della settimana, il più attivo, il più amabile, il più generoso, il più carismatico. E questi sono studenti nostri. Ok, questa è la community dove accadevano tutte le interazioni. Era divisa per settimane, quindi ognuna di queste settimane aveva un tema, per cui sviluppare ricerca. Allora, la cosa interessante è che nuovamente, come funziona un processo di progettazione? Che ti danno un compito, sia esso un concorso, un esame, un progetto, ti danno un compito, tu ti chiudi nello studio, fai della ricerca, quindi produci conoscenza, ma poi questa cosa sparisce, viene persa completamente, perché se non nella misura in cui tu la inserisci nel progetto che fai. Però tutto quello che hai imparato su quel tema sta lì, chiuso nei tuoi cassetti. Invece farlo in questo modo è interessante perché la rete non va e quindi... Vedi, poi non bisogna fidarsi di Gutenberg, non aveva di questi problemi. Cioè, poi aveva il fatto che la macchina pesava 10 quintali, spostarla era complicato. Ma... E... Va bene, proviamo a saltare di qui. No, e anche qui è andato. Volevo farvi vedere un progetto di... Questi per esempio sono tutti, c'erano delle immagini che non si sono caricate. Queste erano per esempio tutte le consegne finali, e queste sono le presentazioni finali dei progetti. E volevo farvene vedere una di Luca, vediamo se... Però vabbè, comunque scusatemi, la cosa interessante di Ceramic Futures non è importante... capire i singoli progetti, è esattamente come ha funzionato. Da un lato tutto è aperto e tutto è trasparente, quindi in realtà è tutto condiviso, quindi tutta la conoscenza che è prodotta sta lì, è un patrimonio di chiunque. Due, è assolutamente interessante perché sì, c'è un po' di competizione perché poi qualcuno vince, ma in realtà è assolutamente fondamentale il tema del peer reviewing, cioè della mutua collaborazione tra le persone e della mutua sperimentazione con le persone. Cioè, questo sistema è interessante perché distrugge un principio che è quello della formazione tradizionale, cioè che c'è uno, tipo me, che trasferisce delle cose a degli altri. In questo sistema è tutto orizzontale. Poi, ogni scuola ha impostato il modo di lavorare in modo diverso. Io vi posso raccontare come abbiamo fatto noi. Allora, questa cosa era aperta a tutti gli studenti del Politecnico, di qualsiasi anno, triennale, specialistica, invece no, di qualsiasi scuola, ingegneri, pianificatori, designer, architetti, qualunque cosa. Questo perché questa è ricchezza, perché quando queste persone lavorano insieme, confrontano i loro metodi e parlano tra loro, si stimolano e imparano. Ma allo stesso tempo hanno competenze da darsi. Cioè, volevo farvi vedere una cosa meravigliosa, perché Luca, che è un designer del terzo anno, che adesso sta in Finlandia, è arrivato a progettare un nuovo tipo di stampante 3D che si è inventato lui. Quindi lui ha prototipato una nuova stampante 3D, bellissima. Però aveva dei problemi nel risolvere alcuni problemi di ingegnerizzazione. E Francesco, che è l'ingegnere, semplicemente lo ha aiutato a risolvere queste cose. Io lì non ho fatto nulla. Si sono visti loro 3 giorni, hanno progettato un nuovo tipo di estrusore, l'hanno stampato in 3D in un laboratorio e la stampante di Luca aveva risolto questo problema. Se crediamo in un sistema nel quale arriva Marco, arriva Domenico, arriva chiunque e ci dà le soluzioni, non ci arriveremo mai, perché io quell'estrusore lì non gliel'avrei mai fatto risolvere, perché io di queste cose non capisco un cazzo, lo dico candidamente e via dicendo. Però, come dire, abbiamo delle competenze... Ah, ma si può dire... non si può dire. Ah, sì, si può dire. Abbiamo delle competenze per mettere insieme le persone e farle collaborare, ma poi le risorse vere sono le persone. Allora, secondo me è questa la ricchezza vera che si può dare. E come questo esempio qua ce ne sono 1000. Poi, a me piace che vengano fuori cose molto diverse, per cui, nuovamente, al Politecnico di Milano sono venute fuori delle cose completamente diverse. Questo è un forno, questo qui. È un forno portatile, a carbonella. Cuoce da Dio, abbiamo mangiato all'evento finale le cose cucinate da Giovanni.
E non so, questa roba qua è un po' tipo come si faceva il porc- come si fa il porceddu, per esempio, però nella borsa che te lo puoi portare in giro. Oppure, questa invece era una cosa, questa è un po' più sul culto della morte. Cioè quella roba lì è la presa, l'ultima presa della persona che è morta. E quindi i parenti o le persone care hanno questo oggetto per poter stringere la loro mano per sempre. Poi si poteva decorare e così via. Queste ve le faccio vedere solo per farvi capire che nuovamente non c'è una serie di soluzioni precostituite, ci sono le persone sono delle risorse incredibili di innovazione. Questo è un lavoro, quella lì sono le orecchie di Springsteen, era un lavoro sui feticci. Questa era invece una cosa sul futuro che mangeremo gli insetti, questa era una cosa per fare precision farming in casa tua, quindi coltivarti le cose con la super tecnologia in casa. Questo alcune cose erano molto futuribili, questo era nel futuro, vestiti, corazze ceramiche per le nuove tribù nel futuro post-atomico, che però funzionano con gli stessi codici visuali con cui funziona la realtà aumentata oggi. E quindi immaginavamo un futuro in cui non abbiamo più l'elettronica, ma questa la dico a Domenico che gli piace, non abbiamo più l'elettronica ma continuiamo a confrontarci e a percepire i valori come se ci avessimo ancora l'elettronica. Questa era una cosa per i viaggi spaziali. E dov'è Luca? Ho finito, con Luca ho finito. Eccolo qua. E poi invece qui c'era la stampante di Luca. Adesso quell'estrusore lì, cioè la cosa che... Questo qui, che è il famoso estrusore di cui parlavamo prima, adesso è controllato da un motore. Comunque diciamo che è una stampante 3D che non ha bisogno dei file. È nata da tutta una serie di ragionamenti che ha fatto Luca. So che queste cose sono brutte, non si capisce cosa sono, però vi garantisco che cioè, nel progettare questo sistema Luca ha fatto un passo gigantesco. Poi è evidente che non stampa ancora oggetti ceramici perfetti, però è un inizio formidabile, considerando che ha 22 anni, l'ha fatto in 2 mesi. E questa era la foto che volevo vedere. Cioè, questa cosa non si sarebbe mai potuta fare se Luca e Francesco non avessero lavorato insieme. Perché Luca aveva il problema che quando spingeva giù, siccome la ceramica è densa, si spaccava la siringa che depositava la ceramica. E come si fa? Come non si fa? Grazie a Dio c'era Francesco Pacelli che gli ha permesso di risolvere questa cosa. In parallelo Francesco, che è un ingegnere di materiali, stava progettando un nuovo tipo di materiale ceramico, anche a questo progetto sono molto affezionato, che era semplicemente argilla impastata con scarti alimentari, ed era una cosa pensata per i paesi in via di sviluppo. Francesco aveva un sacco di problemi a capire come applicare questa sua invenzione, che era formidabile, perché tu puoi fare la ceramica con gli scarti del cibo. E grazie a Luca, lavorando con Luca, invece lui è riuscito a capire come andare avanti. Quindi, ci ho detto, se avete delle domande, bene, meraviglioso, se no potremmo cominciare a applicare queste cose oggi qui ai sottani di Altamura. Si è capito, non si è capito, vi sono sembrate delle bestialità, non delle bestialità, roba tipo spigolatura della settimana enigmistica, ditemi voi. Cioè si capisce perché ve lo... intanto si capiva perché l'ho fatto vedere? Domande, curiosità, Domenico? No, poi io e te ne parliamo dopo. Ok, bene. Allora, vai. Quindi tu sei l'altra dell'altro sottano, giusto? Vabbè, mi interessava capire come... dal mio punto di vista, applicare questa partecipazione anche in classe. Io mi piacerebbe seguire le tue lezioni, immagino che siano molto simili a quello che ci hai fatto vedere oggi. No, volevo capire come, non amo molto la scuola, quella tradizionale, no? Quella che ti, appunto, c'hai cioè il docente e i discenti che stanno lì come dei pesciolini che si prendono la pappetta pronta. Mi piacerebbe che tu, se potessi, magari in un altro contesto, non so, che mi spiegassi come poter applicare, cioè come io posso progettare qualcosa di
che possa diventare di partecipato, cioè che ogni mia lezione, oppure che alla fine del percorso dell'anno scolastico ottengo la partecipazione e non la... Beh, intanto, ok, ma tu fai lezioni di storia della ceramica o insegni? No, io insegno educazione artistica alle medie, ho insegnato ceramica anche alle superiori. Io credo in una cosa, intanto ci sono vari tipi di persone, anche vari tipi di insegnanti. Io non sono quell'insegnante che gli piace fare le lezioni lunghe, per cui mi siedo e ti racconto, non so, la storia della ceramica. Secondo me insegnare oggi, in particolare io, a me si chiede di insegnare le persone a progettare, quindi... Quello è, non faccio storia, non faccio corsi teorici, via dicendo. In questo senso io credo che il nostro lavoro è quello di progettare e creare e mettere in atto degli ambienti di apprendimento. Un ambiente di apprendimento è semplicemente, come dire, una stanza nella quale facciamo delle cose insieme. Cioè il modo migliore per coinvolgere le persone è far fare loro le cose. Cioè l'idea che c'è una trasmissione di sapere quando devi imparare a fare le cose non... è un pezzo importante, ma per cui in realtà tu devi progettare questi momenti in base a cosa? In base a due fattori fondamentali, anzi tre. Uno, qual è il tuo obiettivo? Cioè dove dobbiamo andare? È esattamente quello che facciamo oggi. Noi oggi dove dobbiamo andare? Dobbiamo cercare di capire cosa si può fare, cosa vogliamo fare con questi sottani. Due, chi hai davanti? Sono bravi a fare cosa, sono particolarmente entusiasti o sono poco entusiasti, quali elementi del loro carattere devi stimolare. Tre, che risorse hai? Abbiamo un super mega laboratorio e 5 milioni di euro o no? E poi a seconda di quello tu crei dei sistemi. Quindi secondo me, se volete, io partirei a iniziare le attività che avevamo pianificato per oggi, che si capisce meglio. Infatti, ci vuole un sacco di sensibilità. Ma, il discorso che è stato molto utile quello che ci hai presentato, mi ha aperto un sacco di cose, e è applicabile anche al discorso del sottano, dello spazio che ho a disposizione, che vorrei utilizzare. Cioè, secondo me la cosa, cioè, se noi prendessimo il principio di low waste e lo applicassimo oggi, è quello che ci vuole. Perché come dicevo prima, ci sono persone che possono dare varie cose a questo percorso, per cui io reinizierei così. Passiamo, volete fumare una sigaretta? No? Sì? Possiamo fare una pausa, è prevista la pausa, diteci anche voi, perché abbiamo la regia. Pausa streaming alle 12.15. Sì, sarei ripartito da quello. Abbiamo dei pennarelloni grossi. Troppo piccoli? No. Allora, adesso io farei un giro di presentazioni. Purtroppo chiedo a quelli che l'hanno già fatta di ripetere, dicendo chi siamo, perché siamo qui. E poi così cominciamo a capire i vari possibili ruoli. Nel senso che io ho fatto un giro ieri a... mi sembra che principalmente i sottani in questo momento siano usati o per attività commerciali, giusto? Correggetemi se sbaglio, perché... Io non sono molto pratico di Altamura, sono arrivato ieri sera. Poco ancora attività commerciali. Poi in realtà, magari, non so se questa cosa vi consola oppure no, però i sottani, che a Milano chiamiamo in altro modo, che in Toscana si chiamano bassi, in Spagna si chiamano bajos, eccetera, hanno gli stessi problemi che voi avete ad Altamura più o meno in tutta Italia. Cioè io poi a Montevarchi ho fatto un lavoro in cui c'era esattamente lo stesso problema. C'erano dei bellissimi bassi, che però non venivano utilizzati, in particolare in centro storico, perché per x mila ragioni che toccano i centri storici delle città italiane da circa 3 decadi, per cui non vi preoccupate, non è solo Altamura particolarmente sfortunata. Però magari Altamura può diventare un ottimo esempio di nuovi modi per recuperarli. Quindi principalmente cosa sono? Negozi pochi, giusto? Attività commerciali? Poi alcune case ho visto, può essere? Case, studenti principalmente?
no, non solo, perché io sono passato in una via e c'erano... erano tutte abitazioni. Abitazioni che sono ancora catastate come? Ok. Ok, scusatemi allora, per capirci. Hanno carattere ricreativo, cioè non ci si dorme dentro. Ah. Beh, questo è figo, no? Per fare giga a scuola, serve per stanza attaccata. Però non tutti hanno detto come si chiamano i dialetti. No. Come? Poi scusate, possiamo fare anche una cosa? Lo so che la regia mi ucciderà, però è mortale questa organizzazione. Ci mettiamo tutti un po' più... No! Ok, va bene, d'accordo. No, perché adesso che dobbiamo lavorare, lo dico agli amici da casa che ci seguono, siccome adesso dobbiamo lavorare, è più comodo muoversi. Si chiamano, scusami? Use. Use, che cioè? Scritto come? Use. Ok, figo. Sono tanti le persone nuove, diciamo che quasi non ci sono, sono seminterrati nel nostro. Botte, ma botteghe in che senso? Attività commerciali? Sì, ma artigianali. Ah, artigianali, no, ok, no, scusami. Cantine depositi, quindi usi privati comunque. Bello. Aspetta, usi privati. Garage, scusate, garage, deposito. Ok, charming. Poi? Sì, li abbiamo messi negli usi privati, garage, depositi, cantine. L'abbandono. Questa è la Lancia Saverio. Quali sono i numeri dell'abbandono? Non è un numero parecchio. Perfetto. E, scusa, tu stavi dicendo che la maggior parte di queste adibite ad abitazione sono adibite ad abitazione di extracomunitarie, non di gente del luogo. La gente del luogo all'80% non abita più in questi sottani. Che è una cosa, per esempio. Quindi mancano i servizi. È oneroso, diciamo, rimetterli in sesto. Ok, e domanda, secondo me è solo per questo? Che non è abitato? Sì, cioè nel senso, io... Ok, vabbè, ma questi qui lo mettiamo nei servizi e nel recuperarli, salubrità... scusate. È anche più comodo. Perché nei sottani non puoi arrivare con la macchina sotto il sottano. Nella casa moderna sì, in realtà. Ok. E secondo te ci sono due cose interessanti. Faccio prima una domanda a te. Hai detto era più figo abitare fuori, perché invece adesso si sta cominciando adesso a capire che sarebbe più figo. No, adesso si sta cominciando di nuovo a rivalutare il centro storico.
questo avvicinarsi alla cultura, avvicinarsi a quello che quelle sono state le nostre origini. Sempre iniziative private. Sì, diciamo. Sì, diciamo, da non del pubblico. Ok. Poi c'è un esempio di uso, una carriera d'arte, che con la ragazza che conosce. Sì. Ok. Calma, calma, bravi, bravi. Sono molto entusiasta dell'entusiasmo, però cerchiamo di parlare un po' per volta. Massaro. Ok, scusa, in ordine. Pasquale. Vabbè, ma questo come dire? Certo, ma allora vi porto l'esperienza di Montevarchi. Questa cosa qua si risolve in un unico modo, lo dico in camera, deroghe. Basta, cioè è l'unico modo, perché... Sono strutturati in modo che non si possano fare, sì, perché... È questo che dico. Sono punto, cioè dietro al chiuso. Quindi deroghe. Cioè, come dire, c'è sicuramente un passaggio amministrativo che deve essere fatto. Beh, questo è un dato. No, si può andare in deroga a quello che diciamo. Perché per gli immobili del centro storico, rispetto al centro storico, anche per le attività commerciali si può andare in deroga. E questo, diciamo, che l'è superato, lo possiamo superare. Quello che invece non si può fare è proprio fisicamente impossibile, perché la maggior parte dei certo. locali non hanno la possibilità, perché sono confinanti con un'altra proprietà. Certo. O addirittura con la roccia, per cui non si può realizzare l'eventuale, bisogna pensare a dei sistemi alternativi alla finestra normale, quindi sistemi di aviazione e di cose diverse, quindi alternativi. Okay. La deroga si può fare, c'è. Perfetto. Allora, io adesso passerei invece a un'altra cosa. Facciamo il giro di presentazione, diciamo chi siamo, perché siamo qui e via dicendo. Farei partire, come ti chiami, tu non mi ricordo mai? Caterina. Vai. E cioè, tu sei arrivata dicendo io non ho molte idee di quello che ci si può fare, ero venuta qua per venire un po' stimolata, però avevi detto, avevo pensato di... Museo di cosa? Museo di cosa? Facciamo così, facciamo il giro di chi ha i sottani per ora. Ci sono altre persone che hanno i sottani? Sottani? Dai. Caterina? Grazie.
Ok. No, no. Posso scrivere questa orrenda parola che oggi va di moda? Coworking. Ufficio condiviso. L'ho detto io? No, no, è la presentazione tua. Think tank. Sì. Deriva da una cosa. Sì, in realtà sì. Che significa? Il think tank è sostanzialmente. Ah, cos'è? No, cos'è? Ah, ok. Cioè, è un think tank è un gruppo di persone che, il cui obiettivo è quello di pensare cose nuove e di sfornare idee, sostanzialmente. Italiano? Un pensatoio, boh. Bello. Ok. Ok, facciamo... Vai, vai. Oggi direi, credo di sì. Assolutamente sì. Sono utilizzate già come... Sì, nel passato sono state utilizzate come case per pastori che cercavano le euro, c'è un caso in cui si trovano in piccolo spazio, ci sono diverse grotte, diverse ogni incidente che sono grandi grotte. Abbiamo anche... Cioè quest... No, in generale queste cose sono assolutamente valide su tutto quello che è abbandonato e può essere usato. Ok, perfetto. Scusa. Certo. Beh, visto che il microfono Vito, ti presenti tu, scusami. Sì. No, chi sei? Scusa. Esatto, e quindi sei un artigiano, ma quindi legno, imbottiti, divani, legno, quindi artigiano, legno. Ok. Certo.
assolutamente. Altri sottani? Sottani. Grazie, correggetemi sempre, vi prego. Agricola, quindi prettamente commerciale. Quindi biodiversità agricola? Biodiversità agricola, sì. Cosa intendi? Intendo un luogo dove sia possibile innanzitutto conoscere antiche varietà di cereali, legumi, brassicacee, quindi prodotti della nostra terra, sia anche possibilità eventualmente di degustarle, insomma diventa un po' più difficile. Perché quando parliamo di biodiversità, chiaramente parliamo di varietà che ormai sono in via di estinzione, quindi creare un punto proprio di incontro, di saperi, conoscenze, tradizioni, ricette e quant'altro. Quindi chiaramente avendo uno spazio le idee possono essere tante, però in questa circostanza mi piacerebbe che venisse in qualche modo visto come qualcosa di replicabile, quindi un progetto che poi può essere diffuso anche in altri sottani, creando appunto una rete, come se fosse una catena di montaggio, no? Dove poi ognuno in qualche modo ha un suo perché, una sua essenza. Tu cosa fai nella vita? Non ti ho sentito. Cosa fai nella vita, scusami? Mi occupo di comunicazione. Però il mio compagno è agronomo, quindi si occupa... È agronomo, quindi ci compensiamo, abbiamo pensato comunque... Quindi abbiamo di... Rossella e compagno... Che non c'è, Paolo. Paolo, lui è mio fratello. Come, scusami? Lui è mio fratello, dico il mio compagno non c'è, probabile sarà domani con noi. Comunicazione e poi abbiamo Paolo. Ah, qui c'è il mio amante, Alessandro. Che è agronomo, ok. Intanto ti informo che lo hai detto nello streaming. Perché speriamo che Paolo non ci stia seguendo. Paolo... Come dicevano i amici miei, non bisogna mai andare in Germania, Paolo. Ok, perfetto, grazie. Passiamo la palla a Alessandro Lamante. Sì. Anche tu però hai no, un... No, non c'ho un sottano. Non ce l'ho. Allora dici di te. Io sono... Si sente il microfono? Niente, sono laureato in scienze della comunicazione. Attualmente sono semi-disoccupato. Sei? Non ho sentito, scusami. Semi disoccupato, se così si può dire. E niente, sto qua perché mi interessa l'argomento. Ok. O semi occupato, se mi suggeriscono. Vabbè, senza soldi è la cosa più... Hai studiato comunicazione, però. Come la maggior parte. Eh? No, schiavo mai. Piuttosto me ne vado. Occupato. Vi lascio qua con i padroni. Occupato. Ok, va bene, perfetto. Poi, via, andiamo avanti. Per qua. Tra 3 minuti salta lo streaming. Ciao, sono Gianni, sono il fratello di Rossella. E insieme a lei abbiamo molte idee per riattivare questi sottani. E sto frequentando un corso di formazione di gastronomia, quindi ecco perché è tutto collegato. E spero. Mi ripeti però il tuo nome, scusami? Giovanni. Giovanni, gastronomo. Sì. Che sei l'astronomo della G. Ok. Ok. Scusate, c'è dell'acqua magari tra l'altro? Ok, ma scusate, voi tre fate un menage, cioè siete venuti insieme o Paolo? Ok, e invece voi due vi conoscete? Io sono il fratello. Ah, scusate, ok, perfetto. No, scusate, è che ogni tanto siccome mi volto per scrivere mi perdo dei pezzi. Quindi in realtà voi sareste già in parte collegati. Caterina S, giusto? Porca. Scusate.
E poi quindi anche questo. Ottimo. Via, poi. Ok, allora Pasquale, mi sto laureando in architettura e ho come tesi argomento la riqualificazione urbana del centro storico di Altamura, nello specifico il recupero urbano di un claustro. Sono un abitante del centro storico, vivo all'interno di un sottano, quindi ci abito, è un esperimento che sto praticamente vivendo da circa, saranno 6 mesi, 7 mesi, quindi ho adibito il mio sottano ad abitazione e quindi insomma avrei anche alcune possibilità di farlo anche vedere come ho gestito questi 45 metri di spazio abitabile con arredi, con rotelle, insomma, che nel caso in cui voglio, cioè la mia famiglia si riunisce con parenti, amici per fare le famose mangiate numerose, questo spazio si apre e quindi diventa utilizzabile in vari modi, quindi è un'abitazione, il mio ufficio e anche per questi eventi del genere, insomma. Salve, allora io sono Pasquale, architetto. Tutte Caterine, tutti Pasquali. Sì. Pasquale come? Dammi una lettera. L. L? Sì. Architetto? Sì. Sì. Vabbè, sono dottorando a Roma all'Università La Sapienza, faccio parte del gruppo Esperimenti Architettonici e sono qui per appunto per capire se riusciamo a trovare insieme una soluzione per i sottani. Grazie. Ok. Oh, meraviglia. Eccomi, io invece sono Vincenzo, sì? Architetto, vivo anch'io a Roma e come Pasquale faccio parte del gruppo Esperimenti Architettonici. Ok. Ciao, io sono Demo, mi occupo, lavoro in edilizia. C'è una piccola impresa edile. Hai un'impresa? Sì. E sono qui perché non potevo partire oggi, perché c'era brutto tempo, quindi mi trovo per caso. Cioè, quindi cioè, potevi entrare in un bar e invece sei entrato qui. Ce l'ha portato lei. Okay, quindi sono venuto con Caterina perché... Per questo ti è capitato di lavorare su dei sottani? Sì, sì. Sì? E? Un po'. Quindi per il problema che hanno comunque per risanamenti vari. Ma mediamente al metro quadro, giusto per capire, un minimo di risanamento quanto può costare? Dipende dai materiali che trovi. Facciamo così, una cosa media. Cioè senza farlo, so che ti sto chiedendo una cosa difficile, nel senso che mancano parametri, però a spanne, se avessimo un'unità sarebbe interessante, perché poi ci serve per la parte... Dopo, quando cominciamo a pensare alla sostenibilità di queste cose? Dovrebbe completare tutto a metro quadro, se ci sono appunto di stonagare, rintonagare, quelli sono i primi interventi. Uh-huh. Togliendo i rifiuti, vabbè, andrebbe sui 60 euro al metro quadro, anche di più. Perfetto, 60 metro quadro. Però posso... E invece... Bisogna capire comunque e bisogna anche scegliere i materiali perché... No, assolutamente. Mentre invece, scusami, fare interventi un po' più significativi, isolarlo un po' bene, rifare gli impianti... No, cioè nel senso non ti stiamo chiedendo di prezzare. Poi dopo dovremo dire, cioè io vorrei fare il co-working della ceramica e tutte le cose... poi no, semplicemente lui fa i lavori ok no però quindi però, cioè non ti stiamo chiedendo di prezzare però a spanne per ragionare cioè capire se bisogna trovare 6.000 o 60.000 euro poi capisci che è dirimente per andare avanti nelle idee quindi no, non sentirti a problemi diversi sì. Sì esatto sì, sì, cioè sì. Buttala lì non come dire. Poi non diciamo che Demo l'impresa ci ha fatto questo preventivo, tranquillo, cioè è solo per avere a spanne delle idee. Io credo che ha fatto, non considerando gli investimenti, perché quella
Sì, per renderlo fruibile. Per cui lui dice, e questo è già un dato interessante, Stonacarlo, dagli una pulita, sono 60 al metro quadro, che è il minimo. Poi invece rimetterlo un po', rendendolo salubre, mettendo gli impianti, via dicendo, con finiture medie... Viene di più. Tipo? Sì. Ma forse 200 euro si arrivi a... 200? A 200 euro al metro quadro. Cioè davvero, non è solo per averla indicativo. Nel mio sottano faremo solo stonacare in zona area in terra, quindi non ho intenzione di... Penso, no, lo so, però... di risolvere con la terra. No, no, certo, però in generale abbiamo bisogno un minimo di... Sì, sì, sì. No, ma... vai. Tu hai fatto, giusto? Sì. Lei? No. Ah, ok, perfetto. No, fai presentazione. Dai, presentati al volo. Non c'è problema, solo che mi stanno aspettando fuori, quindi tornavo. Io sono Lucia, volevo dire che anch'io ho un sottano. Ecco, sono venuta più che altro motivata dalla curiosità di capire, oltre alle classiche attività commerciali che già conosciamo, cosa si potrebbe pensare di inventarsi, diciamo, al di fuori della ristorazione o del museo? Diciamo, questa è la mia curiosità. Sto partecipando perché sono curiosa. Torno subito perché mi stanno aspettando per le chiavi. Allora, sono Tonia. Allora, io leggo tra le righe di Lucia, quindi Lucia ha un sottano e vorrebbe farsi ispirare. Quindi, tu sei una bella cioè, tenete d'occhio quella donna. Vai. Allora, sono Tonia, sono in due vesti. Una di agente immobiliare che negli ultimi tempi mi hanno chiesto in tanti, di nuovo, di comprare, si sono avvicinati in tanti ai locali nel centro storico, questo con molto piacere. E quindi per il mio lavoro, e l'altra perché ho anche il ruolo di presidente dell'associazione Confcommercio di Altamura, e quindi molti miei associati e anche futuri imprenditori mi chiedono quindi un po' di idee e di possibilità di cooperare per poter realizzare qualcosa che faccia rivivere quella che può essere l'economia di una città che io punto molto sul centro e non sulle... C'è un'altra signora che terrei d'occhio se fossi voi, perché ci ha appena detto che ha una rete di persone che hanno risorse. Sì. Non economiche, ma perlomeno mentali. Ok, vabbè. Dai, in questo momento economiche. Tonia. Tonia? Quindi oltre agente immobiliare, quindi molta gente interessata di nuovo ad avvicinarsi al centro storico anche per creare nuove opportunità di lavoro. Quindi da un lato ti chiedono spazi, sì, ma anche o vogliono cedere spazi. O usi, in qualche modo. Per cui questo... Perché sei di Confcommercio, giusto? Sono la presidente di Confcommercio. Mamma mia. Ma io non lo so che presidente hai conosciuto tu. In che senso? Ho conosciuto tanti presidenti nella vita, di varie cose. Non serve essere presidenti, serve operare. Ok. Ciao, allora io sono Ruben. Sì? Sono un artista, sono qui più che altro per prendere degli spunti, quindi un po' per comprendere quanto sia importante per ognuno di noi, in che modo la memoria e il recupero, appunto, non solo architettonico, ma anche dal punto di vista sociale del luogo e dal punto di vista architettonico soprattutto. Quindi sono qui più che altro per degli spunti a livello artistico. Ciao, sono Donato, detto Pasquale Caterina, visto che... Ci troviamo, Pasquale Caterina. Io sono un ingegnere e faccio parte del gruppo Esperimenti Architettonici. Diciamo che sono qui anch'io per mettermi in gioco come gli altri miei colleghi, ed inoltre mi sono occupato della mappatura appunto dei sottani, e spero che i proprietari dei sottani possano aprirceli per magari fare qualche foto, qualche rilievo, per completare meglio questa mappatura,
perché adesso abbiamo una mappatura, diciamo, dell'esterno, mentre non la parte interna. Cioè, esatto, sappiamo che ci sono e dove sono, ma non sappiamo. Anche per capire le condizioni in cui versano all'interno, eccetera. Ok, poi? Abbiamo finito? Abbiamo finito? La fortuna con, parlo insomma come una degli organizzatori di Federicus e dei presepi viventi organizzati dalla Fortis, io personalmente mi sono occupata proprio di andare a cercare i sottani liberi per poter poi la sera, o per utilizzarli per fare, proprio l'abbiamo utilizzati come il locale della signora dove abbiamo messo le lavandaie, abbiamo messo i tintori eccetera. E le cardatrici, noi, c'era un vecchio mestiere ad Altamura che era quello di vendere la lana che veniva tosata dalle pecore, quindi la lana veniva cardata prima di essere venduta. Loro hanno preso, e in questi eventi che abbiamo organizzato come Fortis Murgia, che non so se sai che ad Altamura da 3 anni, questo sarà il quarto, si fa un corteo storico dedicato a Federico II di Svevia. Io mi sono occupata proprio di ricercare questi locali e ho chiesto ai proprietari di farceli usare, eccetera. Quello che dicevo a Massaro l'altra sera in un piccolo incontro, il rischio che stiamo correndo, è che con la richiesta di questi locali, l'apertura di questi locali, molti proprietari avevano cominciato a pensare di poter lucrare e di poter marciare su questa cosa. Quindi in questo dobbiamo essere, poter lucrare anche solamente fittandoli per un giorno, per 2 giorni, per l'organizzazione di questi eventi. In questo dobbiamo stare molto attenti, perché se no si innescano dei meccanismi, certo, e non ce ne usciamo più. Noi come Fortis l'abbiamo sempre avuti gratuitamente, ma alcuni commercianti so che per 2 giorni, per 3 giorni hanno pagato cifre che non stanno né in cielo né in terra. Quindi in questo dobbiamo essere uniti, dobbiamo stare attenti sia a chi dovrebbe utilizzare questi sottani che ai proprietari dei sottani. Cioè noi dobbiamo far rivivere il centro storico, non dobbiamo praticamente farlo strumentalizzare, questo è importante. Allora, investitori che vorrebbero ristrutturarli, sì, e fittarli, per anche perché sappiamo bene che la Regione ha stanziato dei fondi negli ultimi tempi e per i bed and breakfast, come i funghi bed and breakfast ad Altamura, e anche per fare delle piccole attività commerciali, cose che fino a poco tempo fa non succedeva. È chiaro che loro vogliono speculare perché è gente che ha i soldi e che quindi vorrebbe comprare al meglio. In questo forse dovremmo fare un po' di tavoli e cominciare a parlare bene anche con la politica. C'è la politica? Più o meno. C'è la politica? Chi è? Sì. Il servizio streaming termina adesso, per chi ci segue riprenderà dalle 18 alle ore 20, quindi grazie. Per il momento salutiamo, grazie.